Zucconi, questa volta, prego, per parlarci del suo ultimo libro, Il lato fresco del cuscino, edito da Feltrinelli. Allora, la storia della tua vita attraverso una serie di oggetti. Dalla lettera 22 si parte. Si parte dalla lettera 22. Tu l'hai mai usata la lettera 22? Ti devo dire la verità, no. No, sono ragazzini, sono giovani. La lettera... Ci giocavo a caso. La lettera 22, questa meravigliosa macchina per scrivere, creata nel 1946, pensa, da un ingegnere della Olivetti, vinse poi un sacco di premi, è quella che creò il giornalismo da inviato, perché la potevi portare dovunque. Perché no? Era leggera. Era leggera, piccola, bellissima, la portavi, e io la sentivo usare da mio padre, fa un casino, la macchina per scrivere è terribile, ma io mi addormentavo sentendo quel tic 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 tac, ed era la scoperta che questa era una macchina meravigliosa. Perché noi diciamo oggi i computer, il computer è una macchina stupida, perché fa tutte le cose che vuole lui, o esso, o lei, chiamatela come volete. La macchina... Sei tu che ti devi adeguare, no? Devi inseguirlo. Sì. No, poi tanto vai su Google, puoi scrivere un romanzo in 30 secondi, no? Fa un saggio sull'avvenire del mondo, Google, l'avvenire del mondo, brum, e tu lo copi tutto. E lo vuoi. Invece quella macchina lì non aveva niente, aveva tutto. Aveva il tuo ingegno, la tua creatività... Era come la lampada di Aladino, no? Tu la stregavi e uscivano questi personaggi meravigliosi, romanzi, e c'era anche un che di proletario, di manufatturiero, perché con quei tastini che si incriccavano sempre, il nastro rosso e nero, tu scrivevi un pezzo, alla fine avevi tutte le dita nere, sporche. Chi l'ha usata se la ricorda. Dunque, l'idea del libro è bellissima perché sono tanti oggetti che, come stai facendo ora, costruiscono un mondo. Il videoregistratore Betamax. Il videoregistratore, io ci fu una grande guerra tra il Betamax e il VHS, erano due case giapponesi. Io, con la mia infallibile capacità di intuire il vincitore, scelsi il Betamax, che infatti perse. È scomparso. E io mi trovai con una. Erano montagna... quelle cassettone grandi, invece il video VHS. Ma io l'avevo comprato quando stavo in Unione Sovietica. Quella che attualmente si chiama Russia, ma io continuo a chiamare Unione Sovietica, anche perché Putin mi garantisce una certa continuità, essendo KGB, e fu un momento di felicità per la mia famiglia, che non doveva più guardare la TV sovietica, che era una cosa terrificante, e soprattutto per i russi. E cominciò un commercio di questi videoregistratori, videocassette, era una roba... Era come guardare dal buco della serratura il mondo. Il resto del mondo. Vedevano... Tra l'altro... Guardavo, mi facevo registrare... Posso dirlo? Il Festival di Sanremo. Mi mandavano le cassette col Festival di Sanremo e mi piaceva anche. Una banner rovina e sentivi i sapori d'Italia. Alla fine. Ma tra l'altro tu giochi anche con questi ricordi dell'attualità, no? Putin, Trump, che oggi si incontra con il dittatore nordcoreano Kim. Beh, fantastico. Cioè, fateci caso, riflettevo prima, pensate cosa accade con Saddam Hussein, parlo anche della mia... conquista di Kuwait City, la fallacia io che liberiamo sì. Kuwait City con una scatola di wafer al cioccolato, cioè? Vera, tutta storia vera. Ma pensate che noi abbiamo fatto una guerra, partecipavamo anche noi, centinaia di migliaia di morti, per che cosa? Per abbattere Saddam Hussein che non aveva le armi atomiche. Adesso siamo andati a stringere la mano, a congratularci, a ossequiare con uno che le armi atomiche le ha. Quindi qual è la morale della storia? Cari dittatori... Per infami che voi siate, se vi fate la bomba, vi rispetteremo e vi stringiamo la mano. Cos'è la storia del wafer di Oriana Fallaci? È semplicemente il fatto che Oriana, io e un gruppo di altri giornalisti ci lanciamo alla liberazione di Kuwait City, febbraio del 91, e riuscimmo ad arrivare per primi in questa città in cui ancora si sparava. Oriana con l'elmetto voleva fare grande inviata, Oriana Fallaci. Donna, io ci ho vissuto 2 mesi, diciamo, non è il sogno di una vita vivere con la Fallaci. Un po' ma difficile, questo però lei va sicuramente un applauso un da parte di tutti noi. E arriviamo nella piazza di Kuwait City, ancora deserta, dove si sparava, ancora da lontano si sentivano le cannonate, c'era quell'odore terrificante, se non l'avete mai sentito vi auguro di non sentirlo mai, di carne umana bruciata dentro i carri armati che erano esplosi, vedevi, terribili. E in questa piazza deserta, noi scesi da questo furgoncino dell'esercito saudita, vediamo arrivare una sottana nera, una lunghissima palandrana nera al vento che agitava un oggetto di metallo, oddio sarà un terrorista, no? Era un prete. A Kuwait City c'era un vescovo cattolico, ancora vestito con tutta la tonaca da prete, che si era nascosto per 6 mesi, aveva nascosto una caffettiera Bialetti e una scatola di wafer, posso dire la marca,
erano Saiva, quindi facciamo un po' di pubblicità. Quindi un benvenuto però. Che corse verso di noi e disse welcome, welcome, benvenuti. E ricordo che io dissi a Oriana, eravamo tutti affamati, viaggiato per 24 ore, e dissi, ma questo è pazzo, sto prete. Quello fa, posso dirlo, tanto è tardi, cazzo, ma siete italiani? Siamo italiani. Era italiano anche lui. E una spilla, polverammo tutti. Una spilla Hillary Clinton. Sì, la spilla che Hillary portava, io la incontrai a un ricevimento una sera, era la stessa spilla che avevo regalato a mia moglie. Erano spille di bigiotteria, custom jewelry si chiama, costava $150. L'avevo regalata chissà perché a mia moglie. Allora io, sai, noi uomini per attaccare il bottone con le donne, cosa dire? A lei non può dire, una bella ragazzina. No? Le dissi, ah, la stessa spilla di mia moglie. Lei si fermò e disse, ma come, lei è un uomo che si interessa alle spille? E certo, regalata a mia moglie. Da lì cominciò una conversazione, ballammo anche, la poverina ballò con me, e poi ci incontrammo successivamente in altre occasioni, e io racconto del dramma di questa donna che io ho conosciuto, la donna pubblica, quella che era una terribile candidata, sì, incapace di fare campagna elettorale, soprattutto rispetto a quell'altro, a quel mostro con quel gatto in testa, quella cosa terribile. Sarebbe Trump. Trump, okay. E invece la donna privata, una donna intelligente, preparata, simpatica, che non aveva il coraggio di essere se stessa in pubblico, aveva il terrore del pubblico, proprio il contrario del marito. Il marito appena vedeva qualcuno subito se ne innamorava e viceversa. Lei aveva questa atmosfera di freddezza. Si riparava. Ed è quello che le è costata alla fine la vittoria, al di là di ogni aspetto ideologico o politico. Cos'è il lato fresco del cuscino? Ma è quello che intanto io cerco da bambino quando non c'era l'aria condizionata. Io sono un caloroso, pressione alta, quindi ho sempre caldo. Io uso l'aria condizionata, mi dispiace, rovinerò l'atmosfera. Sei americano. Era, ricordo, dormivamo in una casa presa in affitto dai miei al mare, c'erano pochi soldi, che scoprimmo essere sopra il forno di un fornaio. Si dormiva benissimo, questo a Miramare di Rimini, fino alle 3:30, 4 del mattino. Poi quello accendeva il forno e noi bastava solo che ci mettessero sopra un po' di un... diventavo del brio. Quindi rivoltavo continuamente il cuscino. Ma cosa significa? Perché diventa il titolo del tuo libro? Tutta la vita in fondo noi cerchiamo o ci illudiamo che dall'altra parte del cuscino ci sia un lato più fresco sul quale riposare meglio. E hai voglia di girarlo. Grazie, grazie Vittorio Zucconi. Grazie a te. Il lato fresco del cuscino, Feltrinelli. Grazie Vittorio. Grazie.